Siamo davanti al sommergibile Enrico Dandolo, qui dal 2001, solo da quest'anno è completamente visitabile su prenotazione, fa parte della serie della classe Totti. Sono quattro sommergibili fabbricati tra il 64 e il 67 ai cantieri di Monfalcone. Questo è in esercizio al 68, fino grosso modo tutti i sommergibili di quella classe sono stati poi disarmati a metà degli anni 90. Perché l'Enrico Dandolo, questo è il nome del sommergibile, è nel posto più adatto dove essere ospitato, perché è il nome del più importante doge veneziano vissuto tra l'inizio 1100 e fine 1200, celebre per la conquista di Costantinopoli, quindi per la quarta crociata, quindi diciamo che è nell'ambiente ideale dove essere visitato dai turisti. Diciamo che è stato il primo esperimento di sommergibilistica moderna da parte dello Stato italiano, era molto evoluto per l'epoca, essenzialmente utilizzato per il pattugliamento dell'Adriatico e del basso Mediterraneo nel periodo della guerra fredda, quindi metà anni 90, e anche per, soprattutto nella fase finale di questo periodo di utilizzo, anche per l'addestramento di altro personale dell'equipaggio. Erano generalmente imbarcati dalle 20 alle 30 unità della Marina in questo sommergibile per un ciclo di navigazione di circa dalla settimana al massimo 14 giorni. Fa parte dei servizi che abbiamo implementato con la nuova gestione, ci sono 5 fasce prenotabili ogni giorno della settimana, tranne il martedì quando il museo è chiuso, e col biglietto del sommergibile è compreso anche il biglietto del Museo Storico Navale di Venezia. Le fasce orarie sono 11, 12, 15, 16, 17.